E finché la barca vola, lascia l'andare, finché la barca vola, te non remare! Ehi, allora, ehi, come Leo? Mangiato bene? Abbiamo mangiato, siamo belli pieni qua! Pro! Dio, come siete pieni! Io ho mangiato niente! Ho mangiato niente, stasera niente! Perché che... c'è il segreto, eh? C'è il segreto! E ho mangiato ancora la bagnacoda a pranzo, eh! E madosca, su fammi una bagnacoda, che madosca! Dio, che bagnacoda! E allora stasera vi dico una roba, vi do la ricetta per fare la vera bagnacoda piemontese! Ma non ste bagne lì, code lì, delle bolle, eh! Prima roba! Prendi l'olio delle belle teste d'aglio, 6-7 feste, ti metti lì e schiacci, e via dicendo. E schiacci le teste d'aglio, schiaccia forte che gli fa solo bene. Guarda che sta roba, adesso li tolgo, io li tolgo, questa roba qua, e non si può andare avanti così. Ogni volta che vai avanti indietro, ti entrano, ma come fa? Giù di petto, ma già che petto, ma come fa? Ogni volta, va, pronti! Se non c'è l'acciuga, non c'è la bagnacauda. Boh, chiaro? Ogni modo, via! Prendi le zucchero, prendi più o meno mezzo chilo, li fichi nella pentola e gira, e forza, sì, dopo! Gira di qua, gira di là! Poi dopo prendi un po' di bicchieri di olio e campa giù, e via dicendo, e forza, sì! E quando poi è diventata una cosa sola, hai fatto bene che la bagna cauda e tante palle che sembrava tanto difficile. Oh, hai visto che è facile, hai visto che è facile! Mentre che fai la bagna cauda, un altro o te prepari la verdura. Le tagli, le lavi, e peperoni, e sedano, e ti piace sedano? Ti piace? Prendi il coro e verdure, bagni, fichi dentro, bagni lì, e fichi bocca, e giù in barbera, e via dicendo. Ciao, venite, venite una volta. Oh, madorca, non so, là, ti chiamate qua, rete quarta, non vieni? Cosa c'è? Sei timida! Vado che c'ho da mungere, va! Che ora le sarà le lingua! Ma finché la barca va! Lasciala andare!